Allora, ci siamo tutti? Sono i nuovi, diciamo, acquirenti del Legnano Calcio. Sono i signori. Arabia Giacomo. Scrabole Paolo Alberto. Come? Scrabole. Scrabole. Paolo Alberto. Allora, ci siamo tutti? Quasi. Però è diventata piccolina questa sala. Eh? Questo per dimostrare l'interesse che c'è sul Legnano Calcio. Bravo, questa è una bella risposta. Io spero. È vero, l'ho notato, lo sto notando con piacere. E questa è una responsabilità ancora in più che ci date direttamente. Quindi. Noi siamo stati interpellati per cercare di dare una mano a questa società, poi alla fine l'entusiasmo nelle cose ti porta a metterti in prima persona nel farle. Stiamo cercando di esaminare attentamente quello che è la situazione, che a mio malgrado lo sapevamo, però non è tra le migliori, non è tra le più. Però oggi come oggi trovare sia un'azienda, una società di calcio che stiano bene è un po' difficile, no? Cerchiamo invece con un po' di iniziative nuove, con linfa nuova, con personaggi nuovi, di dare anche un impulso maggiore alla società, perché mi sembra è una società che ne ha tutti i diritti e doveri di essere considerata, è una tra le più vecchie società del calcio italiano. E quindi diciamo che è un onore e un peso che dobbiamo da una parte diciamo apprezzare e dall'altra parte sostenere. Noi speriamo di poter lavorare, perché l'intenzione mia è di lavorare a gruppo, lavorare in gruppo, partendo dai ragazzi, dai giovani, sino ad arrivare ai personaggi che già hanno un loro futuro avvenire. Io spero di poterlo fare con tutti i collaboratori che ci sono, quindi qui non c'è arrivato nessuno che dice adesso cambiamo, perché dire cambiare è veramente essere dei pazzi, perché non sai ancora dove sei e vuoi cambiare, assurdo. Esaminiamo le cose, ogni problema ad una, esaminiamo ogni persona ad una, ogni struttura ad una e vediamo di intervenire dove sarà necessario intervenire e sviluppare dove sarà meglio sviluppare. Mi sono già pervenute da parte della tifoseria alcune lamentele giuste, anzi io vorrei riceverne di più, non perché sono un masochista, ma perché più la gente si lamenta più riesco a capire dove sono i problemi e capire anche dove intervenire sui problemi. Quindi questo qua è grosso modo quello che in linea di massimo quello che vogliamo fare, che è la nostra intenzione di fare. Poi speriamo che la fortuna ci aiuti, perché ci vuole anche molta fortuna in tutte le cose, speriamo che ce ne sia un pochino anche a Legnano. Speriamo di coinvolgere un momentino di più quelle che sono le autorità, che dovrebbero essere un pochino più vicine alla squadra, forse anche loro avevano bisogno di vedere qualcosa di nuovo, speriamo che queste novità li spinga ad avvicinarsi un momentino di più a questa società che ne ha tutti i diritti e i doveri. Quindi signori, quello che ho da dire in linea di massima è un po' tutto questo. Se avete domande da fare, sennò chiaramente siamo a disposizione. Lei, signor Tarandi, è già stato nel calcio? Beh, io sono stato nel calcio indirettamente, perché facevo gadget per l'AC Milan e avevo una licenza per il Bayern di Monaco, sempre proprio nel settore gadget. Oggi qui si lamentava qualcuno che qui di gadget non ce n'è, dico bene o male, questa è una cosa che ci può interessare, perché posso dare una mano da questo tipo. È in zona lei? È in Veruno. È un'attività come? No, io produco camicie uomo, donna e bambina. Sarebbe lei il futuro presidente? Dovrei essere io il futuro presidente. E ho già individuato uno staff dirigenziale? Lo stiamo esaminando proprio in questi giorni, perché dovremo costituire un consiglio di amministrazione. Un consiglio di amministrazione, e saranno poi collocati personaggi che importanti, poi spero che accettino di farne parte di queste strutture. Diciamo che il giorno 20
25 di novembre studieremo, cioè cercheremo di creare una presentazione consona per questo tipo di società, e lì saranno proprio chiarite tutte quelle che sono le cariche, tutte quelle che sono le funzioni di ciascuno di noi. E il signor Scrabole, che è alla sua sinistra, che ruolo avrebbe? Il signor Scrabia, può rispondere il signor Scrabole, che ruolo ha? Il mio ruolo è stato quello, io rappresento la società inglese come rappresentante che ha la proprietà della squadra, e ho fatto formalizzare questo contratto di cessione. Io il mio ruolo è di consulenza, cioè faccio normalmente il consulente aziendale e ristrutturazioni aziendali, per cui seguirò poi il signor Giacomo, seguirò il consiglio di amministrazione come consulente per avere una forma migliore nell'amministrazione di quella che c'è stata, di quella che ci potrebbe essere, di quella che ci sarà. Come si chiama la società inglese? La Euro Partners Management Limited. Questo vuol dire che l'atto di proprietà è già stato fatto, è già formalizzato il passaggio di proprietà? No, è stato fatto per il momento un preliminare, perché c'era questa rincorsa a dare i nominativi della nuova società subito, sembra che sia impossibile aspettare un giorno in più, sembra che sia impossibile fare le cose con calma, per cui è stato formalizzato un preliminare d'acquisto, e con questo preliminare d'acquisto poi si passerà alla formalizzazione di tutto il resto, nominando poi il consiglio di amministrazione, che seguirà poi amministrativamente la squadra, la società, e nominare tutto il resto. Però per il momento c'è già un preliminare d'acquisto e un accordo di massima fatto. Scusi, l'altro socio che era qua, Paolo Giordani, che lavora nella... Uguale al mio, se noi lavoriamo in coppia come consulenti. Copertura finanziaria dell'operazione, perché oggi si sa, siamo tutti in difficoltà con le aziende. La copertura finanziaria è proprio data dal fatto che c'è una società inglese che lavora nell'ambito finanziario, perché è una società che deriva da altre società interbancarie, per cui diciamo che fa interventi sulle aziende e quindi non ha nessun problema di copertura finanziaria, anche se comunque l'azienda va gestita come una società che deve creare dei guadagni, creare delle coperture finanziarie a sé. Lei sa che non esiste una società di calcio professionistica in questo momento in Italia che riesce a fare quello che lei ha detto? Sì, siamo consapevoli, quindi abbiamo i nostri budget, abbiamo la consapevolezza di quello che bisogna mettere e immettere. Stavo proprio definendo ora che il dispendio per questo problema. Ha ragione, non esistono, come ho detto prima. Non esiste, un po' perché, non lo so, non voglio entrare nei problemi degli altri. Però secondo me è questa esagerata corsa a fare, che poi dopo ti fa nascondere, non ti fa vedere i problemi verso i quali stai andando incontro. Noi non vorremmo arrivare a questo, è vero, sono tutte belle parole, speriamo di riuscire a fare quello che vorremmo fare, però è verissimo che non c'è una società di calcio che sia nessuna. Questo mi riferiva alle coperture finanziarie. Le coperture finanziarie vengono garantite, adesso il business plan ci vengono garantite da questa società, però è altrettanto vero che la società deve cercare, non dico di guadagnare, di non perdere. Bene. La proprietà comunque sarà di questa finanziaria inglese? Sì. Sembra strano, ma Legnano che arriva la finanziaria inglese, davvero ci sembra. Guardi, ma ormai ci sono arrivati i cinesi dappertutto, nel mio settore solo i cinesi ci sono. Quindi chi se ne aspettava mai? Io spero che... I cinesi sono sicuri di guadagnare. Qui il ritorno dell'investimento è molto certo. Perciò mi sembra strano che una società... Ma vede, il ritorno dell'investimento non è vero che è molto, non è vero che è molto incerto, l'ho detto prima, l'importante è non perdere. Quindi l'importante è vedere, innanzitutto, di ritornare i soldi alla società finanziaria. E poi, fuori dall'Italia, le società ragionano un momentino diverso che da noi. Investono, rischiano, da noi non si investe più, non si rischia più. Questo lo si vede tutti i giorni, non è un fatto politico, è un fatto reale. Oggi lei quando va in banca, mi spiace, io lo posso dire perché o mi arrangio da solo o mi arrangio da solo, in banca oggi la situazione è questa. Fuori dall'Italia la situazione è completamente diversa.
Vede, ma le preoccupazioni di gran parte di tutti quelli che ci sono qui, e adesso li nominiamo uno a uno, gente che ha 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, che segue il Legnano tutte le domeniche, non è una forma di masochismo. No, no, certo. È un legame, fedeltà, città, scherziamo. La propria squadra di vicino. È ammirevole questa cosa. Sa perfettamente il lavoro che fa lei, sa perfettamente i fatturati che sviluppa la sua azienda, sa perfettamente delle problematiche avute delle persone che lei ha prima citato, di cui uno è qua presente, con la giustizia, e quindi la preoccupazione, e siccome nel calcio succede ogni anno, se vuole vi faccio l'elenco delle squadre che negli ultimi 10 anni sono fallite, con l'ingresso di nuove proprietà, di finanziarie, di magnati e via dicendo, dalla Serie A alla Serie C2. Certo. La preoccupazione è che faremo è fare la stessa fine che ha fatto lo stesso giocatore. E siccome a Legnano, chiunque viene a Legnano deve ben sapere, tutti i presidenti che l'hanno preceduta, la Picoresta, il signor Rubari, a Rosignoli, ha sempre saputo una cosa certa, che con Legnano non deve giocare, giocato, certo. No? Perché noi sappiamo certo. Dove la gente vive, dove la gente abita, dove la gente lavora. Quindi dice, siccome ci teniamo, gradiremmo che le persone che si siedono lì e fanno certi ragionamenti sappiano bene com'è questo ragionamento. Allora, non si può giocare con Legnano. Allora, io non so e non voglio sapere chi è venuto prima di noi, chiaramente, come si suol dire mi interessa no, mi interessa il futuro. La mia persona e la mia faccia l'avete vista, sapete dove abito, se devo rispondere a quello lei, sapete cosa faccio, quindi sapete più di me. No, forse più di lei no, ma no, lo sapete forse più di me. Non, ma questo non mi fa solo piacere, perché quando uno è tranquillo. Ora, la mia persona è posta qui proprio per quel motivo lì, per cercare di dare un senso maggiore di garanzia, e spero, perché è vero anche per me è un azzardo, anche per me è una scommessa, perché non è che io vengo qui e signori, ho tutti le assi e abbiamo vinto, no. Però ho abbastanza un carattere costante, duro, perseverante. Spero che col mio carattere, con l'aiuto di tutti, attenzione, non ho la pretesa di fare da cose da solo. Primo. Aspetta, non sto parlando della città, non mi interessa la città. Sto parlando dei collaboratori. Perché io sono abituato a lavorare insieme. Quindi me della città, delle strutture di Valeria. I conti li faccio con quello che ho io, con quello che riesco a reperire io, poi li faccio i conti. Con quello che mi dicono che arriva non faccio mai conto, non l'ho mai fatto da nessuna parte. Però è chiaro che la responsabilità è più notevole, il problema è grosso. Io la buona volontà ce la metto tutta, ce la metterò di più, ce la devono mettere di più i miei collaboratori. Non sono venuto a togliere nessuno, a mandar via nessuno, voglio parlare con tutti, perché tutti insieme dobbiamo tirare questo carro, da solo. O ti chiami Moratti e allora tiri i carri che vuoi, no? Se no, tutti insieme. La copertura finanziaria, bravo, sono certo di avere la copertura finanziaria, devo preparare tutto per poter avere la copertura finanziaria, ma sono anche altrettanto certo che dall'altra parte mi dicono, e voi cosa fate? Questo è il concetto. No, è della banca. Quindi lei fa il presidente con la copertura? No, io faccio quello che ci mette alla testa, anche lì. Ah, ok, perfetto. Beh, no, perfetto mica da. No, infatti, giusto per capire com'era. Mi sembra che la maggiorità l'abbia raggiunta. Direi. Ma quali sarebbero le garanzie che, visto che le banche normalmente non è che non regalano più soldi, quali sarebbero le garanzie che questa banca ha nel fare questo investimento? Ovviamente qualcuno dovrebbe. Allora, gli spiego subito. Torno al discorso di prima. Lei quando va a lavorare all'estero presenta dei progetti. Sulla base del progetto, sulla base delle persone, loro fanno i finanziamenti. Non ti chiedono un soldo di garanzia. Io quando facevo anni fa, un aneddoto, ho fatto il gadget per il Bayern di Monaco, nel loro catalogo avevo 3 pagine. Queste 3 pagine costavano 250 milioni, perché devi pagare la royalty. Allora 250 milioni non l'avevo, parlo di 14 anni fa. Sono andato alla Deutsche Bank di Coblenza e gli ho detto, senta, io ho questo lavoro qui con il Bayern Monaco, avevo una società che è collocata a Coblenza, dopo una settimana sul conto avevo i soldi per andare al Bayern.
così lavorano all'estero. Certo, non è che ti ributtano addosso in questa maniera. Anche io con l'estero ci lavoro. Però se tu riesci ad essere serio, presenti un progetto serio e puoi coinvolgere l'istituto seriamente, le cose sono diverse. Da noi neanche se vai là con i soldi ti dico cosa vuole lei, 100.000 euro, ora me ne dia 100, che io poi gli ritorno a lei 80, no? e gli do gli 80 di... E purtroppo il nostro sistema è questo. Molto tempo che collabora con signori? Sì, ci conosciamo da anni, quindi conosco le traversie dei signori che non sono esattamente quelle che sono uscite nei giornali, le conosco perché abbiamo collaborato per altre cose, le abbiamo aiutate anche per altre, sono personaggi che purtroppo in un certo giro si può cadere, si può fare delle stupidaggini, ma sono stupidaggini, credetemi, ridicole, che poi alla fine si scioglieranno come neve al sole, però sono personaggi che nell'organizzazione e nella gestione, diciamo che il gruppo è piuttosto importante. Quando parla di aiuti, oltre alla finanziaria, possiamo parlare anche di qualche partito politico, movimento politico, nel senso che c'è alle spalle un aiuto di questo genere? No, ci sono delle simpatie. Adesso mi spiace che il 25 di novembre sarà chiarito tutto questo, bravo. Quindi ci sono delle simpatie, ci sono delle sponsorizzazioni in nascere, in giacenza, in discussioni, in ragionamento, cioè sono una serie di cose perché onestamente insomma scusa se ogni tanto. Però mi ha lasciato lì dall'acqua con più voce, ragazzi. Non sono abituato, sono abituato a lavorare e a parlare poco, onestamente. E quindi al 25 di novembre troverete, cioè sarà tutto messo, chiamiamolo alla luce del sole. Questa presentazione avrà anche uno spazio di sede importante. Sì, che non è solo raccogliere iniziative come la vostra. Ma in effetti noi stiamo andando un pochino controcorrente. Però sa, certe cose bisogna fare. Vediamo, adesso vediamo. Non ancora, non è ancora definita. È definita ancora. Un po' dico. Grazie. Grazie. Una delle problematiche che c'era stata con la precedente presidenza era quella dell'aver scoperto come all'improvviso c'era una sorta di buco nero in questa città con dei debiti, e la precedente presidenza diceva: mi sono trovato dentro nel pentolone e sostanzialmente ho preso una fregatura. Bravo, fatto bene. Voi avete fatto degli accertamenti, qualcosa per sapere? Allora, ci sono delle persone che sono state incaricate di fare questi accertamenti. Io come principio uso fare sempre dei verbali di assemblea, anche di cose molto semplici, e per principio voglio che siano dati informazione a tutta la tifoseria. Io non voglio trovarmi né io né voi che domani qualcuno dica ma, se lo vediamo ma assieme, no? E quindi se vi rendete conto che se nasce un bubone, scoppia un bubone, è scoppiato davanti a tutti, non è scoppiato di nascosto, me l'ha fatto lui, è stato quell'altro, è successo 6 mesi fa. Io sono abituato così, spero di continuare ad essere così, questo è il mio intendimento. Mi fa piacere questa domanda perché era una cosa che mancava da dire. Vorrei tutte le volte che venga fatta un'assemblea, un incontro, lo vorrei fatta tutti i mesi, che sia informata la tifoseria con il stesso comunicato che viene dato a noi. Ah, grazie. In modo tale che, cioè, signori, qui non c'è nessuno che è venuto per fare il Moratti, che chi de Moratti viene minga e se diventerà mai Moratti con il Legnano. Però Legnano è la signora squadra. Signora squadra per un sacco di cose, per un sacco di anni, per un sacco di tifosi che prima c'erano, adesso non ci sono più, ed è la cosa che mi dà così dispiacere. E vorrei che Legnano tornasse ad essere quella squadra che nella zona era la signora squadra con Pro Patria, roba del genere. Dai, il momento lo prenda, ma non voglio confondere niente. Confondiamo nell'India. L'Aurora potrebbe stare a casa sua volentieri. Ma no, siamo italiani o no? È vero che abbiamo fatto l'Italia con gli italiani. Non scherziamo neanche.
L'intendimento è solo proprio questo, riportare la società ad essere quella che era prima, ma non tanto la Serie A, signori, vediamo di guardare le cose. A noi, come sa, tra poco noi festeggeremo i 100 anni. Bravo, sì. A noi interessa farli possibilmente in un campionato professionistico. Qualcuno prima di lei disse: se si retrocede non è un dramma, le palle di Fragiulia le abbiamo risposte. È un dramma, è sempre un dramma. Che vanno allo stadio e pagano, vanno in trasferte e pagano, vi fanno gli sfaltati ultra, no? Io non lo sono più, non sono stato, con onore. No? Però tutte le domeniche, anche domenica Vercelli, non so se qualcuno c'era di voi, delle nuove società, no? Hanno sicuramente seguito la squadra, numerosi, ha fatto chiasso, antifatto. Io mi auguro che quello che lei stia dicendo sia, noi vorremmo fare 100 anni. No? Guarda, io sono, sarò sempre controllabile, no? Sarò sempre verificabile, sarò sempre in mezzo a voi perché mi piace perché, come torno a ripetere, no? Non essendo, no, però volendo essere una persona normale. Guarda che io sono una persona che parla molto schiettamente. Ma anch'io. Noi non abbiamo nessuno dubbi sulla sua persona, pur sapendo che la copertura finanziaria lei non la può garantire, no? A meno che extra lavoro, lei abbia tante di quelle proprietà che decide di investire in Legnano, ma stupid, ma non, ma matto, ma non stupid, no? Però, i nostri dubbi sono sulle persone che lei, che sono nel suo fianco. Spero, mi auguro di sbagliare. Avremo modo di rivederci, spero spesso, e poterne riparlare. No, ma anche in un consesso del genere. Poi mi piace parlare con la gente, ma se la gente non parla, nessuno sa niente. Perché tanto per me fare il presidente che viene qui, io presidente, frega la Madonna. Scusate, ma... Scusi, io faccio una domanda. Due. Considerato che il signore li conosce da anni, e le traversie, non puoi mettere la pelle a nessuno, sono abbastanza note che sono usciti tutti in questi giorni che riguardano i due signori, le chiedo un suo giudizio riguardo questo. Poi chiaramente sei stato invitato dai due signori a fare il presidente del Legnano, una finanziaria estera che dà le coperture finanziarie, che lei faccia presidente. Allora, l'ho detto prima, ma se lo ripeto, le traversie dei signori sono molto, molto, molto diverse da quelle che sono esposte. Sono ancora in discussione, tante non ci sono né condanne né niente. Mi hanno chiesto di essere presidente del Legnano perché ci conosciamo per ragioni anche di lavoro intrecciato, cioè quando facevo i gadget del Milan, quando facevo i gadget del Coro, sono sempre stato vicino alle società, ho qualche buona conoscenza ancora in qualche società e in qualche campione di una volta, e per quello mi hanno chiesto se mi sentivo di tornare vicino ad un ambiente del genere. E onestamente è bello per tutti, insomma, un ambiente del calcio, cerchiamo di tenerlo più bello possibile. Diciamo che sul mercato ci sono un sacco di società a disposizione, alcune società ti regalano anche i soldi che gli togli il problema dell'amministrazione dei conti e del bilancio. È stato scelto il Legnano perché festeggia 100 anni fra 3 anni, perché ha avuto una storia, perché di società di calcio così importanti da poter riportare agli antichi albori non ce n'erano. C'è il Como in vendita, ho parlato col presidente di Bari, non dico che me lo tira dietro o te lo tira dietro, ma si è ben disposto a cedere la presidenza del Como. C'è lo Spezia che vanta 9.500 abbonamenti allo stadio paganti e via dicendo, che ti dicono lo prendi, non costa niente, vai avanti tu e così via. C'è un Pro Sesto che ti danno anche i soldi pur di portargli via la patata bollente. Abbiamo scelto il Legnano perché tra tutte queste squadre sembrava la meno peggio e quella che poteva offrire poi delle soddisfazioni superiori a tutte le altre. Per questo il fatto di non scherzare con Legnano lo sappiamo perfettamente, non vogliamo scherzare con nessuno. Frammentarlo non fa mai male, però voglio dire, non mi sono offeso e non lo dico io, nonostante i toni minacciosi delle ultime ore, diciamo
rispondo e dico li capisco, li comprendo, e sono qui, metto la mia faccia nonostante le vostre scoperte delle traversie eccetera eccetera, perché poi, come diceva anche Tarabia, che le conosce perfettamente, non sono poi così come sono state descritte, pompate, ingrandite, perché sui giornali fa comunque comodo e fa risalto una notizia di un certo tipo. Se sono qui è perché comunque so e che sarò in grado di dimostrare che determinate cose saranno poi ritenute infondate e fuori da qualsiasi ragionevole dubbio. Sono qui anche perché ho voglia di dimostrare che non sono quello che è stato pubblicizzato sui giornali qualche anno fa. Se poi con il vostro aiuto mi date l'opportunità di farlo, sarò ancora più contento. Allora, le critiche costruttive sono sempre, sempre accettate. Io non mi offendo mai. Se penso, abbiamo quello che abbiamo detto, che poi non dire, nessuno si aspetta che vengano dei morali. Speriamo che non vengano degli altri. Assolutamente. Guarda, credo, faccio l'ultima domanda in onore dei rappresentanti della squadra, dell'allenatore, del direttore. Hanno preso uno stipendio, perché magari loro in questa sede hanno coraggio di dirlo, no? Perché? Hanno preso solo uno stipendio. Credo che si aspettino una copertura finanziaria. In effetti è bravo. Abbastanza bravo. Immediata. La guarda anche io, voi, visto che gli piace quando i ragazzi riusciranno a prendere i soldi. Allora, se dirle, bravo, dire un'ora e un giorno, oggi non sono in grado di dirlo, sarei disonesto. Però, come ho detto prima, anche perché a questa risposta sono abituati. No, insomma, l'immagino, però se devo dire domani, poi dopo domani non ci sono, certo. È assurdo. No, siccome stiamo verificando le cose nel giro di in settimana. Ma non essere così veloce, che quella figura la mia. Allora, per essere obiettivi, siccome non sono state fatte quelle che si dicevano le incombenze burocratiche di passaggio di quote eccetera eccetera, noi dovremmo aspettare. Ho insistito con il vecchio amministratore dandogli noi delle coperture finanziarie perché lui provveda in settimana a spedire i bonifici ai ragazzi. Lo sto insistendo e adesso dovrei già sapere se dopo se è tutto a posto, se è riuscito a fare quello che deve fare e magari dire domani mattina partiranno i bonifici. Può sapere di quanti mesi è possibile? Vabbè, lo dico io. Io sono l'ultimo. No, dico di quanti mesi ci saranno pianificati il pagamento dei bonifici? Cioè un mese, tre mesi, rimangono? Poi tutti i mesi loro prenderanno il loro stipendio. No, dico di quelli che stanno partendo adesso. Io so che dalla vecchia gestione risulta che loro sono in regola col pagamento dello stipendio, pagando quello di agosto, perché si pagano 60 giorni, da quello che mi è stato detto, si pagano 60 giorni. A me questa cosa non piace, personalmente a me non piace, per cui vorrei alla fin fine arrivare che si prenda lo stipendio quando scade il mese, non 60 giorni dopo. Ma poi c'è il direttore che saprà dare tutte le indicazioni. Forse c'è stato all'inizio della stagione il nostro presidente ci ha chiesto a tutti quanti un atto di solidarietà nei suoi confronti, stabilendo che il primo stipendio che dovevamo percepire era il mese di luglio, però al 30 di settembre. È stata stilata una tabella che non so se avete visto o meno. Sì, sì, sì. Al 30 di settembre, che non è stato il 30 di settembre ma qualche giorno dopo, c'è stato corrisposto il mese di luglio. Al 30 di novembre doveva essere corrisposto di ottobre. Il 30 di ottobre dovrebbe essere corrisposto il mese di agosto. E niente, però era un qualcosa di stabilito per andare incontro a delle problematiche che il signor Resta aveva espressamente chiesto, correggetemi se sbaglio, a tutti i ragazzi, ma non è una prassi che si paga dopo 60 giorni, cioè si può pagare anche dopo 120 giorni, però non è una norma. Io ripeto quello che mi è stato detto, di mia volontà la cosa non mi piace, per cui preferisco che
tutti siano in regola col mese in cui lavorano, perché i ragazzi lavorano e quindi è giusto che a fine del mese possano contare sui loro denari per pagarsi il loro affitto, il loro... Ci terrei a sottolineare una cosa, io, lei lo sa come la ragiono io, c'è gente, io so che ci sono dei ragazzi che hanno dei grossi problemi, c'è gente che non va a casa perché non ha i soldi della benzina, dico, magari qualcuno è stato aiutato anche da qualche amico o qualche compagno, però ecco, ci sono queste problematiche, non a tutti però. Beh, ma è a conoscenza qualcuno di queste problematiche? Noi abbiamo espresso già da 15 giorni il nostro ex presidente, chiamiamolo ex presidente, di queste situazioni. Di stare tranquilli a giorni. Io settimana scorsa ho riunione con i ragazzi dopo perché mi devono spiegare queste cose. Settimana scorsa ho chiesto, mi sono messo quasi in ginocchio di pazientare ancora questa settimana, è vero o non è vero? Abbiamo detto che fino all'estate giovedì poi l'obiettivo era pensare al genere. Dopodiché cerchiamo di concentrarci su quello e fare il nostro dovere, la cosa che è stata fatta. Certo. Poi dopo siamo qui tutti a lasciar sentire. Poi dopo abbiamo chiesto proprio di poter parlare perché almeno ci si conosce anche un po' di più anche noi, perché giusto che anche i ragazzi e io. Io sono d'accordo, ho parlato con qualcuno prima che dopo ci riuniamo un attimo e ascolto, come ho ascoltato ieri e l'altro ieri, tutto quello che hanno avuto da dirmi loro, ascolto anche voi perché voglio e anche il signor Giacomo vuole sapere, essere al corrente di queste cose. Dal punto di vista tempistico, ripeto, oggi come oggi noi siamo nelle mani del vecchio presidente, perché amministrativamente in carica è ancora il vecchio consiglio di amministrazione, il vecchio amministratore. Io ho pressato stamattina, sono venuto qui alle 11 proprio perché ho dato la pressione all'amministratore per provvedere a questa cosa che mi sembra doverosa e giusta da fare nei confronti dei ragazzi, perché insomma si vive di quel che si guadagna, non si vive di altre cose. Per cui questo è stato quello che io ho fatto, però ripeto, siamo ancora in questa situazione. Sì. Volevo spostare un attimino l'attenzione, lo so che questi sono problemi importanti. Spostare un attimino l'attenzione sulla squadra. Mi sembra di capire che state iniziando a conoscere adesso i giocatori, non li conoscete, il Legnano è a metà classifica, ci sono già dei progetti, state pensando per il resto della stagione di veleggiare metà classifica, cercare di salvarsi, portare degli innesti, il vostro budget presuppone qualche investimento già da quest'anno, qual è il progetto vero calcistico? Dopo magari torniamo sul discorso economico, però calcisticamente cosa pensate di fare? Abbiamo già chiesto al direttore sportivo e al direttore Claudio Giovani, non perché la squadra non vada bene, no, così, no. Va bene, però abbiamo chiesto di avere una relazione riguardo quelle che sono insieme all'allenatore le cose su cui bisogna intervenire, perché per fine anno, quando c'è la pausa diciamo invernale dell'andata, riuscire ad avere una situazione che ci permetta di capire le mosse che ci sono da fare. Dal punto di vista di budgetizzazione, noi abbiamo la fortuna che la società al di sopra di noi è una società che è una società finanziaria, ci ha dato disponibilità di portare a termine un progetto industriale. Questo progetto industriale dice che la squadra Legnano deve collocarsi in una zona nei vari campionati che ci sono degna del nome che riporta e che riveste. Per cui tutto quello che è necessario per arrivare al fine di questo progetto industriale dovrà essere obbligatoriamente eseguito. Quindi i progetti poi li faccio fare ai tecnici. Io purtroppo a calcio non sono capace di giocare, so gestire quello che sono i budget, so gestire quelli che sono gli investimenti, ma a calcio faccio giocare chi è capace e mi faccio consigliare da loro sugli interventi che verranno quindi, per forza eseguiti. Se l'allenatore e il direttore sportivo dice che bisogna investire perché c'è qualcuno che è infortunato, roba del genere, sicuramente si farà fronte a questo.
quello che mi piace comunque sempre dire è che chi domenica ha dimostrato di saper vincere una partita perché siamo andati nello spogliatoio a dire forza ragazzi fatecela, venga comunque sempre premiato e tenuto in considerazione. Questo è prima cosa oltre tutto il resto. Il passaggio definitivo di questa proprietà quando è che potrebbe essere? Voi avete detto che c'è un preliminare oggi. Preliminare ha dato data termine il 30 di novembre per i passaggi burocratici della cosa. Spero di farlo anche prima perché ci mancano alcuni dati che sono essenziali da dover passare al notaio che ci devono dare, insomma. Qui per dicembre dovrebbe essere tutto definito? Sicuramente sì. Quando siete arrivati a giugno, arrivati a novembre, è un fatto di tempistica vostra, è stata voluta perché arrivare a giugno forse vi dava anche. No, è stata del tutto casualità, perché il Legnano ce l'hanno portato dei tifosi, diciamo così, simpatizzanti legnanesi, hanno detto c'è il Legnano che dovrebbe essere in vendita. Poi abbiamo avuto gli incontri con il presidente Pippo Resta, abbiamo fatto un'analisi veloce di quello che erano i conti, la stiamo facendo dettagliata adesso e difatti siamo un po' adirati in questo, però la dobbiamo, come giustamente è stato detto prima, conoscere prima per non arrivare domani a dire ma noi non sapevamo, ma noi ci siamo trovati, ma noi qui, ma noi là lo vogliamo fare prima. Ci siamo presi questo impegno e le continue pressioni da parte di stampa, pubblico eccetera eccetera ci impone di fare una conferenza stampa oggi per dire quelle che sono gli eventuali sviluppi futuri, però noi il 25, per cui ecco che la data termine del 30 è già superata, il 25 abbiamo già fissato di organizzare la presentazione della C Legnano in formula piena con tutti, non dico inghingheri, ma predisposti a essere. Il contatto, vi dico la verità, è arrivato 15-20 giorni fa. Un'altra cosa, c'è il settore giovanile che ho visto che è un disastro. Siccome c'è un pallino, perché ritengo tutti, no? Siamo cresciuti tutti, non ci siamo trovati tutti grandi, tutti bravi, tutti imparati. E secondo me, e poi tutto avete anche la fortuna di avere dei giovani veramente validi. Quindi bisognerà metterci mano, che sia veramente coordinato e gestito. Guardi, come giusto fare. Serie C solitamente è un costo che non ritorna, ma spesso e volentieri. Hai visto certe cose, invece qualcosa ritorna. Guarda che tornano. A medio-lungo termine. No, no, non tornano a medio-lungo termine. Ho visto delle cose non belle, devo dire, che tornano. Comunque, al di là di questo, il settore giovanile, secondo me, non bisogna mai abbandonarlo, è il polmone del futuro, questi ragazzi qui non durano una vita, no, fanno il loro dovere e lo fanno bene, ed è, e c'è morto, no, tu con la vita che bravo, io ho saputo che è scomparsa la primavera, che è scomparsa già la primavera. È stato bene? Adesso per regolamento. Però avete recuperato la Beretti proprio per il berretto proprio, insomma. Niente, vorrei. La conseguenza di un progetto importante il settore giovanile non può essere una base di partenza. Veramente però non lo puoi dire, investimenti importanti a medio termine, lungo termine. Certamente. E poi, sono d'accordo con lei, possono essere quelli che danno una solidità a livello societario. No, non è così semplice. No, non c'è niente di semplice, ragazzi, ormai oggi. Bene. Parlo io per ultimo. Allora, io parlo a nome della curva dell'Utah. Sì. Sono qua per ascoltare cosa diceva. Allora, le spiegazioni che abbiamo sentito adesso parlano a nome di tutti, proprio lui di tutti, ma non ci soddisfano pienamente. Però, beh, successo. Non ci soddisfano, no, non ci soddisfano. Allora, praticamente ogni anno ci viene detto che verrà acquisita la società, il presidente, la società sarà rappresentata da determinate persone, noi sappiamo che determinate persone hanno avuto problemi,
lei ci rassicura che sono scemate, quello dice lei, non lo sapevo no. mai. Quello vedrete. Abbiamo vicino, è passato un anno, i nostri cugini a Bona, che la data che cazzo vediamo adesso, quelli qui hanno l'esperienza dopo ci insegna, quindi ha detto l'esplicazione adesso di non preoccuparci, non ci stanno bene. Non preoccuparsi, io mi preoccupo, noi ci preoccupiamo, la situazione e la spiegazione è questa qui, adesso come adesso non la scegliamo. A noi non abbiamo detto di non preoccuparsi. No, ci sono detto di non preoccuparsi, è stata una cosa leggera, noi nel nostro picco ci siamo anche formati anche noi, se non è che siamo più scemi, ma quell'altro. Quindi l'entrata nella Cilegnano di determinate persone che fanno a capo a finanziarie, qualsiasi cosa, ci lascia già dei dubbi, poi dentro persone che hanno anche precedenti, ce ne creano ulteriormente altri dubbi, e così spiegato così come adesso noi non ci soddisfa per niente. Può essere contenti altri perché... Cosa vi serve per essere contenti? No? Se posso ve lo do, se non posso vi dico andare avanti voi. Che servono a voi, no? Giustamente sono i fatti. I fatti possono venire dopo a livello sportivo, però forza, la prima decisione della Cilegnano, prima di vendere anche casa mia una persona, mi assicuro tante cose. Mi creda, torno a ripetere quello che ho detto prima, l'ho detto anche stanotte, no, un suo collega, lei sicuramente lo sa, quindi che mi ha fatto diventare freddo l'arrosto, ma fa niente. No, perché lui è un po' grassottello, quindi non c'è. No, ma non l'ha mangiato però. Noi abbiamo saputo, abbiamo ancora mangiato da lì. Ecco, però onestamente era una cosa che mi ha preoccupato all'inizio, sapevo un pochino le cose, le sapevo, però la garanzia è... È vero che la mia persona da sola forse non è sufficientemente una garanzia, però onestamente la mia persona si è posta in primis davanti a tutto e davanti alla finanziaria, davanti a voi, probabilmente, torno a ripetere prima, non ho più 20 anni, è vero che la diffidenza può essere tanta e la diffidenza si abbatte soltanto con le prove, non soltanto con le parole, io dico la situazione qui è estremamente pericolosa e dannosa. Dateci quel poco di fiducia e sulla strada vedrete che ci sposeremo. Che intende per situazione dannosa e pericolosa? È una dannosa, una situazione del Milano, non è che rose a fiori. Ma in che ragazzi. Senso? Cioè nel senso che siete entrati in una situazione dannosa e pericolosa? No, dannosa nel senso che bisogna sbossare da lei. Questo è il concetto. Il discorso è, ma sicuramente ci sono persone in grado di essere dei filantropi e quindi entrare in associazioni mettendoci dei soldi proprio per una passione personale. Può essere. Però, io non ho i soldi miei per mettere questa passione personale, quindi io sì, mi sono voluto, ho accettato da parte di questo gruppo, di questa società, di fare il testimonial, chiamiamolo così, su un'operazione di questo genere. E Legnano ha una serie di problemi che vanno risolti. Ma una finanziaria è in grado di entrare dentro in una situazione di problemi e quindi con un progetto in definitiva a perdere, e quindi in perdita già di fatto? No, il progetto deve essere non in perdita, te l'ho detto prima, ora torniamo indietro. Allora c'è qualcosa che non torna? No, c'è qualcosa che non ci capiamo. Allora, il progetto, noi siamo abituati a ragionare all'italiana. Allora, se uno mi dà 10, io le do 8. Fuori ti danno, non gli dai niente, ti danno 10, però devi dimostrare che tu questi 10 non li fai perdere. Sì, però se parte già da meno 10 c'è qualche perdita. Cioè, dobbiamo essere bravi di poter recuperare un po' alla volta. E poi se partisse da zero il presidente Resta avrebbe detto io voglio tanto per cedere la società. Primis. Sì, quindi vuol dire che voi siete entrati a costo zero, sommarcandovi una garanzia di ripianare i debiti. Esatto. E dal punto di vista invece per rispondere alla prima domanda, se il mio progetto fosse così criminoso non sarei qui. No, in effetti adesso... Adesso anche dopo la proposta non lo conosciamo, io non so chi sia Zoppo, non so chi sia nessun altro, io non voglio chiamarmi Aurora, non so neanche cosa sia l'Aurora, se devo essere sincero. Per me è un bel fatto positivo, non sappia centinaio, voglio chiamarmi. Un calcio malato dove tutti perdono. Lei probabilmente ha un progetto diverso da tutti gli altri, ci può spiegare in due parole? Ma è talmente malato che comunque ce ne sono pochi che cedono. Se lo continuano ad andare avanti, continuano a perdere. Ma lei ha detto che la finanziaria, se non le chiede niente, le dà 10, però lei deve dimostrare che questi 10 non li perde. Perché c'è un progetto presentato alla finanziaria prima di prima dei... No, non sono strapelle. No, dai, non sono morti. Vabbè, abbiamo due palli di sì,
parte. I tifosi, da che io sappia, non è che mettono i soldi. I tifosi non mettono i soldi. Ci mettono di più, non si preoccupi che ci domenica il pullman per andare a Vercelli non pagano i tifosi 600. Ma per un i ventenni abbiamo messo tanti ragazzi che non hanno neanche il lavoro, capito? Lo fanno solo per passione. Guarda, io rispetto perfettamente la passione, io perché anch'io uso la passione in quello che faccio. Fantastico. Per cui rispetto la passione. Guarda, a volte per passione faccio anche delle scemenze. Voi siete la riprova, no? Di quello che io mi sono permesso di dire a tutti i presidenti che sono passati da Legnano, essendo 30 anni che ci vado, essendo un rompiballe come vedi, no? Passano i tifosi, passano i calciatori, passano gli allenatori, passano tutti nelle società di calcio. Gli unici che ci rimangono sempre sono i tifosi, a parte Emilio Fede. Okay? Quindi ricordati bene che tutti, voi tutti passerete, passano i direttori, passano, certo, a parte la Fiorella che è immortale, le segretarie, tutti passano nel sociale di calcio, l'unico che rimane sempre è il tifoso. Certo. E più degli altri, gli ultras. Certamente. È vero che rompono i coglioni, è vero che, ma lo fanno sempre ed esclusivamente per la passione, per il bene che vogliono nei confronti della società. Ma io in effetti quando facevo le cose... Noi non siamo offesi quando... con i ultras o con i tifosi, anzi, cioè, siamo qui a cercare di dare le spiegazioni. Io l'unico contatto che avevo nel Milan, l'avevo col Barone. Vediamo, se non possiamo, ce l'ho conosco personalmente. Io l'unico contatto che avevo con lui, questo per dire... Qualcosa di più di questo progetto, cioè, su che cosa si basa? Noi veniamo dalla parte Resta, la gestione Simone era basata su un forte settore giovanile, valorizzazione dei giovani, poi vendita alle società più grandi, quindi incassare i soldi, insomma una società che si autogestiva. Il suo progetto qual è invece? Se possiamo saperlo, se invece non possiamo saperlo. No, per carità, il nostro progetto ricalca un po' quello che lei ha appena detto, cioè l'investimento di una squadra di Serie C è soprattutto sul settore giovanile, sui giovani, sulla scuola calcio, perché eccetera, eccetera. Stare, però. Sì, ma è giusto anche cedere quelli che vanno ceduti, non è giusto portarne via 40 in un colpo solo. Che strano. Queste cose, cioè, che dicevo prima, le cose brutte. No, ma io ragazzi, una volta ce le teniamo. Io non dicevo. Ecco. Lo dico io, voi non avete forza di dirlo, noi l'abbiamo visto perché l'abbiamo trovato, ma lo sappiamo, che sono spariti in 40 in un colpo solo. E voi sapete anche a che cifra sono stati venduti. Ma li ha venduti il presidente? Anche chi, quale presidente? Quello vecchio e quello nuovo. Calma ragazzi, voi le cose le sapete solo a metà. I giocatori sono stati portati al Novara Calcio da Marco Simone. Dal signor Marco, se lo sappiamo perfettamente. Perché? Perché doveva, giustamente questo sono problemi suoi. Sì, ma il signor Marco Simone, non essendo più il presidente, non poteva farlo se non aveva l'accordo con Pipponese. Ci siamo stati. C'è l'impressione che la colpa è di Gianni Simone. Ma? Basta scaldare il cuore. Tutta notte con Gianni Simone. Non sto parlando di Gianni Simone. Vabbè, adesso non entriamo nella polemica, che non ha senso. Signori, stiamo parlando di progetto, visto che in altre realtà, anche diciamo noi parliamo di paese, parliamo di Busto, più di una volta... Di Busto no, perché non si incavano. No, parliamo, probabilmente piace la domanda. Dicevo, più di una volta sono capitati dei possibili investitori che in verità avevano come obiettivo, posto chiaramente, era quello della realizzazione di un nuovo stadio con annessi e connessi. Oggi come oggi il comune non dà nessuna autorizzazione per nessun nuovo stadio. E voi avete già contattato il comune di Legnano? Non dà nessuno, perché quando c'è stato proposto il Legnano, la prima cosa che ci hanno proposto la possibilità di costruire un grattacielo a Legnano e farci un centro commerciale con dentro lo stadio. Dopo 30 secondi sapevamo già che il comune non dà nessuna autorizzazione a costruire nessuno stadio, in quanto il Legnano a loro non interessa. Questo è buono che lo sappiate già, perché è la verità di Legnano. Ma detto da chi? C'è la frase Legnano a noi non interessa, detta da chi? Detta dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale è un ente formato da tot persone in cui ci sono anche... Lei mi chiede un capo espiatorio, io non glielo do. Capo espiatorio. Non glielo do, io le dico che ci hanno fatto intendere che a loro il Legnano Calcio interessa solo il giorno del palio, perché fanno correre i cavalli sul campo da calcio.
ci è stato fatto intendere così, e quindi di costruire uno stadio, di dare un terreno per costruire uno stadio, di dare le licenze, a parte che non è il nostro lavoro, ma a loro in questo momento hanno cominciato a dire bisogna cambiare il piano regolatore non è più sostituibile e via dicendo. Ad oggi forse ci sono riaperte un po' le prospettive da parte del comune, perché quel personaggio che sono io e l'altro personaggio, diciamo chiamato ambiguo e riputato ambiguo, forse ha presentato anche a loro quel progetto che noi vogliamo realizzare con il Legnano, per cui anche l'amministrazione comunale ha aperto un pochino le sue visioni e ci ha concesso di fare il 25 di novembre la presentazione della squadra. Mi sfugge qualcosina, cioè nel senso, il progetto ok, ma qual è il progetto che loro hanno avvallato dandovi la disponibilità? Cioè, torno alla domanda che ha fatto prima... Per il futuro del Legnano Calcio, cioè riportare la squadra a essere collocata a una posizione decorosa e degna per la squadra che è. Cioè, quindi in base a... Questo è l'obiettivo, E questo è il progetto. Tutti sono obiettivi. Tutti i progetti sono degli obiettivi. Se noi fossimo in grado di dire l'abbiamo già realizzato un progetto che dura 3 anni, che lei capisce non saremo qui. Capito, però l'obiettivo è riportare il Legnano ai vecchi fasi, che sia B, A, quello che è. Cerchiamo di scendere un attimo qui, perché qui nessuno vuole, ragazzi, cerchiamo di consolidare dove siamo, cerchiamo di creare, di sistemare qui intorno, di mettere i giovani qui, non farli andare a giocare 60 km, questo è quello che vorrei fare. E poi il terzo percorso è che quando i giocatori giocano lieti e vogliosi di giocare per diversissimi, magari vincono e arrivano in C1, in B, in A. E in C, come campione. Manca le strutture. L'ultima domanda, l'ha già detto. Volevo chiedere solamente questo, visto che non è No, stiamo cercando di addomesticarla un pochino. Mica tenti, però ragazzi, mica tutte le ciambelle che lo colpo. Si può sapere così, magari chi sono stati gli amici che vanno, visto che si sono parlato di amici, no? Che vanno con i tuoi. Parlo di amici legnanesi, amici legnanesi. Gente, imprenditori che qui a Legnano hanno detto noi non ci occupiamo più di Legnano perché in questo momento la situazione non ci garba. Siccome sappiamo che piuttosto che arrivi Tizio Caio Sempronio, che non conosciamo, a gestire il Legnano, lo proponiamo a voi, andate a parlare con questo, e ci hanno combinato questo appuntamento. Sono degli imprenditori che qui nell'Interland di Legnano ci tenevano particolarmente a questa squadra. Poi, ripeto, hanno coinvolto noi abbiamo... Non dico accettato una sfida, ma abbiamo valutato una situazione, abbiamo detto bene, in questa situazione con determinati parametri potremmo essere in grado di riuscire, abbiamo bisogno dell'appoggio di tanti altri e stiamo guadagnandoci l'appoggio con tanti di tanti altri. Ripeto, se il mio scopo sarebbe così brutto come è stato pronosticato dai miei passati o roba del genere, non sarei qui e non sarei in grado di andare a inimicarmi nessuno per cui possa poi garantire e chiedere aiuto nel progetto di riportare la squadra in auge. Perché una squadra in auge significa pubblico, pubblico significano sponsor, sponsor significano soldi, alla fin fine ecco che con un investimento e una curva di riconquista di determinate situazioni perse, ecco che i soldi rientrano e vanno a soddisfare chi ha investito questi denari. Logico che oggi e domani mattina bisogna tirarli fuori, no? Un'ultima curiosità, lei giustamente prima ha detto io sono qua, non ho nulla da tenere, ci metto la faccia, visto che questo è una sorta di passaggio di consegne, voi sapete perché il Presidente resta, oggi non è presente? Perché io ricordo l'ultima volta la presentazione che c'era stata del Presidente resta, Gianni Simone, hanno presentato una guardi, posso rispondere? È una curiosità, non so se poi mi passa la parola, non me ne fotte proprio.
non mi interessa, cioè non mi interessa perché non è una scelta sua. Io non vado, ho fatto prima una premessa, non siamo qui per pulire, per cancellare. Diciamo che nelle vostre fantasie potete darmi una risposta da solo, probabilmente è già contento di andare via. Ma no, io non voglio entrare in nessun tipo di polemica, non mi interessa. Mi interessa qui chi siamo, cosa siamo. Non lo so, io non l'ho visto una volta, se lo vedo la seconda volta non me lo ricordo neanche. Ma non è. È stato invitato anche perché stiamo aspettando il suo amministratore che ci porti la notizia per dire: bene, ho fatto quello che mi avete chiesto di fare, visto che gli ho dato gli strumenti per farlo. Presidente, attaccavo il presidente, immagino che diventerà. Sì. No, no, oggi. Cioè, se sabato scorso. Nella trattativa l'hai visto? No, l'ho visto solo una volta sola. Ma non mi interessa, cioè non sono arrivato, non siamo andati a trattare, siamo andati a prendere una scatola che è questa. Basta. Poi devo cercare di capire che cosa c'è nella scatola, di buono, di meno buono o di cattivo. Di come sono le situazioni, me le stanno preparando, ce le stanno preparando, spero che lo facciano in maniera consona e basta. Il progetto era già stato, noi abbiamo presentato il progetto di là, ci dicono se il progetto è questo e lo porteranno in questo modo, ci sta bene. Adesso il calcio, la società legnana mi deve dare tutti i dati del passato, del consuntivo, il preventivo l'abbiamo noi. Il rischio è che magari questa è stata una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti. No, aspetta un momento. I dati che gli arrivano non sono così. No, ma in linea di massimo i dati non li abbiamo già in linea di massimo, non vorrei che, come dicevo prima, facciamo i verbalini, perché se insieme scopriamo un bubone l'abbiamo scoperto insieme. No, il direttore ha scoperto ieri che ci toglieranno un altro punto di penalizzazione, no? Quindi qui le scoperte sono all'ordine del giorno, purtroppo sempre sono quelle negative. Allora, facciamoci benedire, no? Facciamo una bella notte. Alle 11 ho fatto una riunione con un responsabile della Lega Calcio perché voglio che mi spieghi bene come mai ci toglieranno un altro punto e se c'è possibile. Sono arrivati in ritardo. C'era una data, una scadenza. Una scadenza fatta in ritardo. Non incolpate noi però di questo. Già se ne abbiamo uno, andiamo a fare due punti di penalizzazione. Non mi sembra. Per una scadenza poteva anche arrivare, se posso dire anche voi se venite, perché alla fine qui quelli già sono ammazzati. No, ma voi non c'entrate niente, no. Un punto di penetra. No, ma certo che vedete, belle notizie sono le belle notizie, però che allegria. Vabbè ragazzi, speriamo di dare uno spugna prima e poi grazie. Arrivederci.